Bentornati a tutti i telespettatori di Classe NBC, seconda parte della prima parte della fascia trading. Allora, quest'oggi tutti i gannisti, vi raccomando molta attenzione perché andremo a lavorare proprio con le strategie di Gann. Lo faremo insieme al nostro specialista Paolo Nardovino, che saluto. Buongiorno Paolo, mi senti? Oddio, noi abbiamo qualche fatica, non so se sono io che ho un problema, ma non ti sento. Prova di nuovo, Paolo. Ti sentiamo malissimo. Adesso proviamo con i ragazzi a ricontattarti. Nel frattempo, cos'è che vi anticipo? Con Paolo siamo in contatto oramai da domenica. Poi tra una cosa e l'altra siamo riusciti soltanto a fare il collegamento oggi, però perché mi aveva segnalato già nelle prime sedute della settimana, in particolare domenica mi aveva attenzionato a una questione che si stava sviluppando sull'S&P 500 con le tecniche di Gann, che poi è stata confermata il lunedì. Vabbè, io ve la dico in parole povere, poi adesso magari se riusciamo a ricontattarci con Paolo Nardovino, lui ve la spiega bene. E si scende praticamente, avevamo notato negli ultimi giorni che c'è stata una forte discesa sui mercati americani, però in realtà lui mi aveva già lanciato il segnale lunedì mattina. Allora, vediamo se riusciamo a ritornare in collegamento con il nostro Nardovino. Paolo, mi senti adesso? Vediamo se in realtà io ti devo sentire bene. Paolo? Sì, io mi sento bene. Mi senti? Adesso ti sentiamo benissimo, perfetto. Allora Paolo, come detto, l'incipit io l'ho già fatto, ci sentiamo solo oggi, ma a onore di verità tu mi hai chiamato lunedì, mi hai detto attenzione Emeric, perché c'è qualcosa che si sta sviluppando sull'S&P 500 in base alle tecniche di Gann, che poi si è confermato, quindi si scende. Allora spiegacela bene Paolo. Teoricamente ti sentiamo, vai. Allora io riprendo il grafico che mi hai mandato, ti lascio la parola e spiegaci cosa sta succedendo. Allora, abbiamo violato sullo Standard & Poor's l'angolo 1x1 di Gann, l'angolo principale della tendenza sul grafico giornaliero. È un angolo importante perché aveva già retto al primo test ribassista che avevamo avuto tra l'inizio di settembre e il 21 settembre. Il minimo fatto il 24 settembre era stato un test preciso a quell'angolo. C'è stato un rimbalzo, abbiamo avuto la formazione di un secondo massimo inferiore al massimo di settembre. Questa è una figura che Gann presenta nei suoi corsi, lo chiama il secondary lower top, cioè un massimo più basso, la formazione di secondo massimo più basso. Quando il movimento del mercato rompe l'angolo 1x1 dopo aver formato un massimo più basso, abbiamo un alert importante, molto importante. E io per questo ti avevo contattato lunedì, ho visto la violazione intraday del valore dell'angolo, che era proprio 3400 punti, e la seduta di lunedì sull'indice si era chiusa esattamente a 3400 punti. Dal giorno dopo si è formata la prima barra, e quindi stiamo parlando del movimento di marzo, è la prima volta che si forma una barra sotto l'angolo 1x1, ed era stata sul grafico dello Standard & Poor's Daily una barra inside. Però, anche se da un punto di vista tecnico non era significativo, però il fatto che si formava interamente sotto l'angolo 1x1 era un'indicazione di ribasso. Quindi poi c'è stato la seduta di ieri, abbiamo avuto il crollo di un 4% del mercato, e si è appoggiato il minimo si è appoggiato ieri su un altro angolo importante, che è l'angolo 1x1 ribassista dal massimo storico, dal massimo assoluto del 2 settembre. Siamo in una condizione, allora Gann dice che quando il mercato ha corso tanto e ha raggiunto prezzi elevati, una volta bucato l'angolo 1x1 siamo in una condizione di debolezza estrema, perché gli angoli successivi sono molto molto più bassi rispetto come valori di prezzi rispetto ai valori attuali. Quindi il successivo angolo ribassista attualmente lo troviamo al di sotto dei 3.000 punti, sui 2.900 punti in queste sedute. Naturalmente è un angolo che sale, è un supporto dinamico, sale
con una velocità che è la metà di quella dell'angolo principale, siamo in una condizione molto delicata. Il supporto tecnico è il minimo di settembre, però se dovesse essere violato, soprattutto in queste due sedute, cioè tra oggi e domani, nel mese di ottobre, il minimo del mese di settembre, avremo un segnale anche sul mensile, un segnale ribassista importante. Quindi la situazione è abbastanza delicata. Teniamo conto anche di un'altra cosa che riguarda i tecnici di GAN, che il massimo che ha fatto lo Standard & Poor's l'ha fatta in una data anniversario, perché è esattamente la data del 2-3 settembre del massimo assoluto del 1929. Il movimento che è seguito è stato un movimento che potrebbe richiamare quei movimenti lì. Tra l'altro anche oggi è una data anniversario, oggi è la data del martedì nero, l'anniversario del 29 ottobre del 1929 ci fu il martedì nero, speriamo che non si verifichi analoghi scenari sul mercato, però la situazione è molto delicata. Ed è delicata sia sullo Standard & Poor's, ma se hai la possibilità di far vedere un grafico del Dow Jones, anche sul Dow Jones, perché ieri abbiamo avuto la violazione sul Dow Jones del minimo di settembre. La chiusura dell'indice è stata fatta al di sotto del minimo di settembre, quindi sul Dow Jones la figura di doppio massimo è già completata. Quindi eventuali sedute con violazioni di quel livello aprirebbero scenari molto pericolosi anche sul Dow Jones. In Europa siamo oramai al di sotto dei minimi di giugno e potremmo anche definire già decretata tutta la fase di trading range che abbiamo avuto tra giugno e settembre come una fase distributiva del DAX. Quindi attenzione anche sul DAX, siamo nella condizione, che è quella che diceva Gann, dopo un lungo rialzo e dopo una fase distributiva, la rottura degli angoli importanti è un segnale di debolezza estrema. Quindi facciamo molta attenzione, lo scenario che si sta proponendo non è uno scenario facile, potremmo avere nelle prossime settimane, poi vedremo in concomitanza con le elezioni o con gli interventi delle banche centrali che possono essere a sostegno del mercato ma possono anche deludere il mercato, potremmo vedere dei movimenti molto molto importanti. Il tutto è accompagnato da un rialzo forte del VIX che ieri ha raggiunto i 40 punti ed erano valori che non si vedevano da molto tempo, poi il tutto si verifica in un periodo dell'anno che è la fine di ottobre e la prima parte di novembre, che statisticamente è un periodo di forti oscillazioni del mercato, quindi siamo in una fase abbastanza... Allora... Okay. Paolo, ci sono un paio di domande dei nostri telespettatori, perché quando parte Gann sono tutti attenti, insomma, riesce a procurare parecchio interesse per i trader. Comunque, allora, ciao Emeg, chiedi qual è la formula che usa per calcolare il coefficiente della linea angolare 1x1 e poi se può discutere anche dell'allineamento attuale di Giove con Saturno, perché la componente astrologica per Gann è molto importante, che sta avvenendo in questi giorni. Ti risulta? Io mi tengo fuori da queste cose. A te ti risulta, Paolo? Sì, c'è la congiunzione Giove-Saturno che si avrà esattamente il 21 dicembre, però già siamo in un periodo di congiunzione. Questo è uno dei motivi per i quali l'alert sul mercato scatta, perché chi studia le tecniche di Gann può verificare che la congiunzione precedente a questa c'era stata nel 2000, sappiamo tutti cosa è avvenuto nel 2000, c'era stata dopo il massimo del 2000, c'è stata esattamente il 31 maggio del 2000, quindi stiamo parlando dopo il massimo del 2000, quest'anno ci sarà a dicembre, quindi presumibilmente dopo questi che sono stati i massimi dell'anno, salvo sorprese dell'ultima ora, c'è una coincidenza importante. Per quanto riguarda l'angolo 1x1 sullo Standard & Poor's
A questi livelli di prezzo la scala che utilizzo è 8 punti al giorno, quindi l'angolo 1 per 1 si muove di 8 punti al giorno seguendo le forme delle vecchie di gamma. Se vuoi, Emeric, potremmo fare anche qualche volta uno speciale su come si tracciano gli angoli di Gann, come abbiamo fatto lo speciale. Sì, sicuramente dobbiamo affrontare la questione Gann, anche se fare uno speciale da 40 minuti, riusciamo già a dare un po' un'infarinatura generale, però altrimenti comunque, poi dovete studiare per anni per capire bene. Sullo Standard & Poor's a questi livelli di prezzo la scala che utilizzo è questa, è 8 punti al giorno, quindi l'angolo si muove di 8 punti al giorno, sia l'angolo che sale che l'angolo discendente. È una scala che va utilizzata la stessa, ripeto, la stessa, siccome siamo più o meno sugli stessi livelli di prezzo anche sull'Eurostox, si può utilizzare anche sull'Eurostox. Poi per quanto riguarda altri asset, chi vuole mi contatti, io faccio anche dei corsi su queste tecniche, chi vuole approfondire può tranquillamente prenotare un corso. Va bene. Allora Paolo, facciamo una cosa, rimaniamo in contatto, avvertimi tu se vengono raggiunti gli altri angoli, se vengono infranti, insomma fammi sapere, così almeno eventualmente se ci succede qualcosa di super lampante lo condividiamo anche con i nostri telespettatori. Nel frattempo io ti ringrazio, Paolo Nardovino, ciao Paolo, alla prossima. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Allora, terminiamo qui la prima parte della fascia trading, andiamo in pausa, ma restate con noi perché a seguire andiamo con l'operatività sulle materie prime, Giancarlo Dall'Aglio con noi.